E con ben 30 secondi d'anticipo vi dico già che ho bevuto una quantità esagerata di estate, quindi probabilmente dovrò andare in bagno. No, questa è la seconda che ho iniziato, ragazzi, tranquilli. Ovviamente deteinato, perché fa male. Fa male la teina, fa male la teina. Bestiacce, bentornati, è un piacere, un onore stasera. Incredibile Horror Night, ma mi sentite? Sì. Incredibile Horror Night dedicata all'horror, all'orrore. L'orrore vero, sincero. Night at the Gates of Hell. Mi piace che devo sempre leggere i titoli perché non so che cazzo sto portando. Improvviso proprio là sul momento. E gioco horror che si ispira a tutti quei film italiani, di regia italiana. E dunque gioco per natura trash. Allucinante, allucinante. Cosa intendo dire? Esattamente quello che avete capito. Ah, come state? Come state? Come state, amici miei? Salve, salve. Hakuna Matata a voi, tutta frenesia. Sapete cosa mi fa ridere? Che non solo mi fa cagare il Re Leone, ma mi fa cagare anche. Allora, io direi che stasera potremmo metterci e fare una lista di tutto ciò che un essere umano dovrebbe fare. E tra i primi punti della lista c'è, e lo sapete, comprare il set Lego di Rivendell a 500 euro. Mi dispiace. Ma è una cosa che un essere umano deve fare. Quindi, a breve, sappiatelo che prima o poi su offscreen probabilmente uscirà un offscreen dedicato su offscreen, scusatemi, su Coop TV Plus uscirà un video dedicato a me che monto per 13 ore il set della Lego di Rivendell. Preparatevi, perché niente, insomma, è così che va. Questo è l'intrattenimento su internet che vi gioverà e basta. Ti guardo mentre studio filosofia. Ecco, dal lato filosofico, per quale cazzo di motivo mi ritrovo a spendere questi soldi per questi ninnoli? Ve lo spiego. Forse meglio anche dal lato, forse questo comprende più la branca psicologica di un essere umano. Perché se da piccolo non puoi avere, da grande dovrai. In sostanza, quindi insomma, adesso mi ritrovo la casa piena di giocattoli, di balocchi per bambini, diceva Woody. Infatti è eccolo lì, che mi guarda, mi fissa. Però quello ce l'ho da quando sono piccolo, quindi ottimo. E niente, in sostanza funziona così, ragazzi. Viziatevi, viziatevi, per Dio, viziatevi. Tanto voglio dire, i soldi mica me li portate nella tomba, no? A che cazzo servono? Ci imbottite la tomba? Eh? No? Non serve, non serve! O vi fate cremare? Cosa fate voi? Quando morirete? Quale opzione scegliete? L'opzione A, l'opzione B o l'opzione C? E voi direte qual è l'opzione C? Non ve la spiego, che è meglio. I soldi sono malvagi. Allora andrei a darli a me, i tuoi, così ti tolgo la tentazione. Quindi, cremare? Beh, no, io voglio essere sepolto sotto un albero. Voglio diventare una mela, un frutto, una mela proibita. Beh, già un po' la conformazione ce l'ho. Luccicante al sole, deliziosa e gustosa, che vado a tentare l'uomo. Ovviamente uomo inteso come specie, non solo un uomo. Anche una donna, se volendo. Qualcuno mi addenterà. E io sono la mela avvelenata. E farò cadere l'uomo al di là dei cancelli dell'Eden. Buonasera, buonasera. Sei Team Limone, giusto? Sì, ma non per scelta, ero l'unico che c'era al supermercato. In realtà non me ne frega un cazzo perché sa sempre di zucchero, quindi. Però sì, in teoria, solitamente l'estate è meglio il limone. Ma il tè più buono è quello? Esatto, che piace a voi. Dino, mio modello di vita, grazie, grazie, mi sento molto in imbarazzo. Donerò il mio corpo alla scienza? No, i miei organi restano con me. Attenzione, sì, sapete cosa intendo dire. Chi lei? Gonfa, grazie mille, bestia, ciao, Valhalla. Allora, guardate qua, è cambiato tutto, finalmente. Abbiamo messo il gol a 2000 per l'IRL da tavola, dove giocheremo appunto insieme. Arriviamo a 2000, vediamo di giocare insieme e preparare una bella serata dove giochiamo a un gioco da tavola qualsiasi. Adesso decidiamo tra i tanti, sempre con la Vale, lo Zadek, l'Andrea e Daxin, ovviamente, e ci mettiamo lì. Come l'altra volta in cucina, magari cerchiamo di fare qualcosa di un pochino più carino, con delle inquadrature un pochino migliori e magari microfonati. Vediamo un attimino cosa si riesce a fare, perché l'audio faceva pena e stavolta prometto di bere un po' meno, perché effettivamente quella sera non ero mica tanto concentrato. Perciò mettiamoci in testa che probabilmente questa serata sta per arrivare. Mentre, per quanto riguarda la 3 ore di The Forest, non abbiate paura che quella la facciamo comunque, perché comunque ragazzi va fatta. Probabilmente sul campo, nel senso sulla costruzione del nostro campo, per la nostra community di nudi, che si chiama così, The Forest. Anzi, un onore, magari a Striscia la possiamo chiamare Culi Nudi. Vi ricordate l'isola di Culi Nudi? Eh?
Un tempo si rideva per ste boiate, adesso a quanto pare anche. Vabbè, allora vi saluto, va? Fra Happy, poi abbiamo Gon, Simone Cabriolone Chicco, incredibile, Daxine, quello lì, Nesdrago, Mori, Senka, Lucky, Hayof, cioè Hayol, o Ya, è una F o una L, non lo so, Sugar Huffy, Jadux, Porca la Porchetta, Devil, Duck, poi, Coso che gira il ritorno, yes, Elsinhell, Sakura, HW Pusher, Valery, poi chi altro abbiamo? Garo l'ho già detto, ma non importa, è sempre primo, quindi lo si dice anche volentieri due volte. Sebi, grazie mille, Rotto Valhalla, poi grazie Arca, ce la sto facendo, Gea, Obliu, He, poi Artves, ok? Powerful Souls, Banish, poi chi altro c'è? Fermi, non aiutare Ridi, Mac Game, Ciccio Solitario, Chicco Solitario, scusatemi, ho un ciccio in testa, Fagiolo, Roberta, Lori, Itzime, non so se è giusto, poi Vaniena, ce l'ho fatta, poi Wolf, Fabio Dema, Silesia e poi qualcuno, dai l'ultimo degli ultimi, chi è? Una piaga orribile essere l'ultimo degli ultimi. Però dicevano che gli ultimi sarebbero stati i primi. Beh, dicevano una stronzata e una bugia. L'ultimo degli ultimi è... Attenzione! Fermi, figa, non riesco a leggervi! Asciugamano, dai, ciao bestiacce. Anzi no, qualcuno di nuovo, vabbè, ciao bestiacce, ciao Asciugamano, qualcuno di... Luma, sono dislessica, dai, Luna, sono dislessica, vedi, anch'io sono dislessico. È un piacere, bestiacce, bentornati. Pantagruel, grazie, Rotto Valhalla. Allora... Due ore di live così. Sanguino. Anche gli dei sanguinano. Siete pronti? Siete pronti o no? Pa, 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 pa. Siete carichi? È partita la live su TikTok. Ah, voi di TikTok, mannaggia al cazzo, io non so più come minchia dirvelo, è inutile che scrivete, perché non vi leggo, se volete interazione dovete venire qua su Twitch, ed è gratis, oh figa, perché c'è gente là fuori che pensa che le nostre live siano a pagamento, non so per quale cazzo di motivo, i VOD sono per i sub, i VOD sarebbero le live in differita, quindi se volete vedervi la live su Twitch, attenzione, sulla piattaforma Twitch, il giorno dopo che è uscita, dovete essere sub. Ma solo quelli, il resto poi lo trovate su YouTube o qua le live sono completamente gratuite. Io non so chi cazzo è che vi mette in testa ste stronzate, ma avete ragione, ormai siete abituati a un internet ad abbonamenti, a schiavitù. Lo so, avete ragione. Tranquilli, ci arriveremo anche noi comunque. Hugin, grazie mille, Rotto Valhalla. Sto scherzando. Allora, partiamo? O no? Solo a me lagga? Solo a me legga? Solo a lei leggo se vuole. Thanos, leggerò solo te, ho deciso. Via! Sta partendo, eh? Prime, esatto, sì, c'è il Prime che è gratuito, tra l'altro. Eccoci. Sto gioco mi fa stare male, visivamente intendo. Ditemi com'è l'audio. Grazie. Black Eyed Priest presenta. Madonna, è buono? Vabbè, posto. Ah, il caprone. Grazie Nesdrago, grazie mille bestiacci. Chanos e Holy Polpetta, Rotto Valhalla. Non, io credo, e qua lo dico, e non è per leccare il culo, ragazzi, che questa sia la community più forte e più figa di tutta quanta Twitch Italia. In generale, YouTube, quel cazzo che volete, internet. Non c'è un cazzo da fare, siete qualcosa di meraviglioso. Night at the Gates of Hell, Levels. Allora, eravamo imprisoned. Ah, giusto, ci avevano imprigionati. È vero. Ah, poi voglio parlarvi di un piccolo progetto che abbiamo in mente e stiamo cercando di capire cosa fare. Ma siccome è una cosa abbastanza seria, lo diciamo dopo il gameplay... guardate che meraviglia di immagine, l'uomo bianco dietro le sbarre, un grande classico. Ne parliamo dopo il gameplay, perché è una cosa che vogliamo fare io e Andrea, e niente, ne parliamo dopo il gameplay. Andrea non sa neanche di che cazzo sto per parlare, ma non importa. Andrea, ricordami di dire una cosa importante, mi raccomando, dimmi, scrivimi dopo, ricordati di dire quella cosa importante, per favore. Se no fatelo voi in generale, perché altrimenti si dimentica anche Andrea, qua iniziamo a mischiarci. Dato che a volte chiamate il maestro, lo chiamate lui, a volte chiamate me maestro, non stiamo più capendo un cazzo, io e Andrea stiamo iniziando a diventare la stessa cosa e non vogliamo mischiarci. Io sono sempre più basso, altezza capezzo, lo sto notando. Captain! Adesso siamo altissimi. Ci siamo svegliati, sì. Che c'è? Attenzione, ci hanno catturato gli indigeni.
but they're probably around here somewhere. Ah, è vero, il skitter e il bambino e Charles li hanno presi. Che tra l'altro ho notato adesso che quel piccolo bambino di nome Charles è Charles Xavier, il futuro paraplegico con i superpoteri. Il suo superpotere? Beh, lo sapete, andare molto più veloce degli altri. Utilizzando la fantasia, l'immaginazione, il potere della mente. Anche perché le gambe non gli funzionano. Via. Let me tell you, I'm glad you were out. Parla, che cazzo vuoi? È vero, il boss delle torte. È vero! Real good, thank you. I'm just kidding. I'm just kidding. E Pippo. Calm down. Try and find the others and a key to get me out of here. Troviamo una chiave, va bene. There's gotta be a way out of this place. Sì. Oh, watch out for the guards. I've got guns, but I don't think they can hear anything. Non possono sentirci? Ah. Must have maggots in the air canals or something. Che schifo. Just don't let them see you. Good luck. Never let us will. Ma sta zitto, figa, ho capito. Capitano che non è un capitano, che abbiamo scoperto è non essere un capitano. Ma qua è dove ci nutrono? O questo è l'angolo della pipì? Del da farsi. Open the set. Ma com'è possibile? Capitano, ma scusi, mi perdoni. Devo trovare la chiave prima. Stanno arrivando? Li sento. Salve. Puta manchini. Allora, questi non ci vedono, ma ci sentono. Di conseguenza hanno messo un manichino qua dentro pensando fosse uno dei... insomma, dei tizi da... Ah, però, guardate che meraviglia, Ah, quindi i manichini dentro sono fatti così, come le persone vere? Beh, questo spiega perché ogni tanto nei negozi li vedo muoversi. Ah! E la cosa un po' mi turba. Che è sta roba? Mutande in pixel art. Qua? Una Sara cinesca. Tasto F, si accende la luce. Abbiamo ancora la torcia in testa. Cell block A. Attenzione, miglio verde. Ma è un nudo! Ma che cazzo? Ha una chiave? Come cazzo ha fatto? Ci ha sentito parlare attraverso i condotti della reazione. Minchia, complimenti. Potresti liberare anche me? Se trovo la chiave... Non lo so. Ha avuto un brutto periodaccio, poverino. Gli servirebbe un po' di fortuna. A chi non è capitato, ragazzi, di bere troppo la sera e ritrovarsi nudo dentro una cella, rapito da degli indigeni? Ah, ci sono delle camere. Ma se sono ciechi, che cazzo utilizzano le videocamere? Scusa. Be sure to stay out of its light. You can't shoot them either. Bulletproof, obviously. Oh, also, there are doors all around this place that can only be opened. Ma se sanno tutte ste robe, non fanno un cazzo? Get out of this block. You'll have to find the office and hit the switch. Vabbè, c'è un ufficio che ci può permettere di aprire tutte quante le porte, quindi non serve una chiave. Ottimo, ma ci sono anche. Ha detto che ci sono anche delle. Posso chiudermi qua dentro e fingermi prigioniero, no? Potrebbe essere intelligente come manovra. Scusate. Dicevo. Ma qua ci sono delle munizioni. Giustamente, delle munizioni all'interno di una... Ci apre su. Delle munizioni all'interno di una cella. Ha senso. Qua cosa c'è? Sangue. Buonasera. Allora, ma ci vedono? Non riesco a vedere, non riesco a vederli io. Stanno arrivando? Merda, merda, merda. Merda, merda, merda. Merda, merda, merda. Merda, inginocchiati, prega. Inginocchiati e merda, merda, merda. Sta arrivando? Le guardie ti vedono ma non ti sentono. Ah, al contrario. Figa, capisco tutto al volo, ragazzi. Ma sta passando o no? Vediamo un po'. Ah, posso sporgermi? Ah, ah, ah. Che cazzo? Vai. I am? No. Che fa? Puttana vacca, sparano! Boni, bonini. Liberati da solo, Jin. No, 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 no. Boh.
Boh, hanno una... soffrono di perdita della memoria a breve termine. Niente, boss, non ce l'abbiamo fatta. Oh! Oh, cazzo. Cos'è sta roba? Via. Wow. Ah, ma c'è un revolver, un fucile a pompa. Allora, con calma. Oh, sì, sì. Quante munizioni abbiamo? I per aprire l'inventario. No, esche per aprire l'inventario. 4 colpi del revolver, 0 del fucile a pompa e 0 coltelli. Questo è un problema. Quindi, per favore, se mi metti la pistola, mi fai un favore. No, la pistola, grazie. Allora, tasto E di pistola. Tasto E di pistola. Ole. Ricarica. Ok. Siamo armati. Buono. Qua si può fare qualcosa? Aspetta, che devo levare la pistola. Cos'è? Pressa button. Che cazzo ha combinato? Ah, è il bottone per aprire le celle? Che c'è scritto qui? Oh oh. Mani in alto. Io, ragazzi, sono feroce, eh. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Oh. Sparerà? Ha sparato. Benghino! Che sta dicendo? Ci siamo? Attenzione. Ole! Ah, ma sono sempre quei... quei pazzi lì, quelli col cappuccio. Che cazzo è? Ma che è? Ma questo è il posto dove c'era il tizio nudo? Sì. Ah, ok, quindi c'era una guardia sola nel blocco A. Qua? Oddio. Beh, però... beh, complimenti. Confortevole. Ma perché li seviziano? Perché ci seviziano? Allora, qua ha detto di non farci vedere da quella luce lì, perché dovrebbe essere la luce della telecamera del sistema di sicurezza. Questo io non capisco che cazzo sia. Fatto sta che mi sta venendo un infarto agli occhi. Non so se sia possibile, se c'è un medico tra di voi che può spiegare come funziona esattamente. Forse possiamo sparare a quella telecamera per romperla? Ok. Abbiamo altri 6 proiettili, ricarichiamo. È possibile, sì. Su quella sedia ci farai sedere qualcuno. Va bene. Sfogatevi, internet è il posto, tranquilli, qui siete in un luogo sicuro. Che faccio? Sparo la telecamera? Proviamo a vedere se funziona? Non riesco a mirare. Direi che abbiamo sprecato un altro proiettile, è stata un'idea del cazzo, vergognatevi. Vado. Eccoci. È diventato Sprinter Cell. Dei primi anni 2000. Che succede? Ah, che è sta roba? Un coltello, ottimo, 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 ottimo. Cioè, loro hanno dei fucili, però noi abbiamo un coltello, quindi voglio dire. Questa roba si può in qualche modo... posso aggeggiare con queste... no. Va bene. Qua abbiamo dello steam rovente che esce dai tubi. Vado, eh. Non mi ha fatto nulla. No, aspetta! Ole! Vado! John Witch! L'ho ucciso? Incredibile. John Witch. Che vuol dire Giovanni la strega? Permesso. Bene. Ok, sta funzionando. Che spavento. Dammi le munizioni per lo shotgun. 5 colpi. 5 colpi. Qui abbiamo dello spirito. Non so come abbiano... l'abbiano fatto fermentare, magari dal grasso delle, no, delle vittime, dei torturati. O forse è il classico vino d'accesso delle celle, della prigione, è possibile? Io qua non ci entro. Vediamo se di qua si può passare. Pare di no, c'è una X, quindi quella porta si aprirà, sta vibrando tutto. Buonissimo il vino d'accesso, certo. Ho paura. Ho paura. Ah! Ah! Che cazzo era?
Con la vista per... Mi sono spaventato con la vista periferica. Che cazzo è? Una faccia? È un boiler. Cos'è sta cosa qui? Giochiamo a Tris? A proposito di Tris, sta per uscire un film su Tetris. Dopo vediamo il trailer, fighissimo, sulla storia di come è nato il gioco Tetris. Allucinante. Quello lo voglio vedere. Ma qua ci sono delle scale. Che devo fare? Quale di due apre le porte? X? Cazzo. Quindi? Ah, la porta con la X per aprire. Ah, ok, questa qui apre la porta con la X, sì. E la porta con... Oddio, stiamo per avere un leggero jumpscare, tranquilli. Ma io avrò il controllo. Ma è chiusa? Ma è chiusa. Ma non ha funzionato. Devo correre? Ma non posso correre. Ma allora? Sera. Allora, abbiamo lì altre telecamere. Fe! Le ho dette di star fe... Ah, la telecamera ha visto uno saltargli le cervella, però non penso abbia allertato le guardie questo, giusto? Vado. Ok. Ok, qui. Luogo sicuro. L'angolo dell'invincibilità. Ma questa è... Che cazzo? Veleno? Roba radioattiva? Ottimo. Non va bene. Oddio. E come facciamo? C'è una telecamera dall'altra parte. Ora. Siamo fuori. Uela. Quelli sono gargoyle? Quelli sono gargoyle. E abbiamo un cancello rosso con una chiave da aprire. Non vedo un ca. Non vedo, ragazzi. Cioè, carina la pixela. Sta basso. Aspetta, già che ci sono, ricarico il fucile, va? Olè. A posto. Io non so perché, ragazzi, ogni volta che carico un fucile a pompa mi viene in mente la pubblicità della Mulino Bianco. Non ho mai capito per quale motivo. Com'è che faccio questo collegamento armi da mischia... Anzi, armi... Sì, vabbè, armi da mischia con la famiglia della Mulino Bianco. Non ho mai capito per quale motivo. Faccio sempre questo abbinamento... Sì? Uela, come caro? Aspetta! Ci penso io! Django. No! Vado. C'è un coltello qui. Dai! Pick up a knife! Te passati, cretino! Le munizie! Via, levati dal carro! Ho vinto! Ma ci sono altre porte? Mi sa di sì. Sera. Ah, che brutto suono! Blocco B. Ok. Ok. Altre munizioni. Oh, minchia. Non mi piace. C'è una videocassetta? Ma dove? Ma no, è la serratura della porta. Ma no. Sempre blocco B. Che... Charles? Charles! Mio Dio! Ma sta diventando verde!
È così che si trasforma Hulk. Ma che... Ma è un'ossessione la sua. Charles? Charles! Cos'è? Ti manca la mamma, Charles? Che ci disse? My mama. My mamma. I couldn't protect her. Non sono riuscito a proteggerla. E vabbè, da uno squalo gigante non morto, un po' difficile. I can't get her voice out of my head. Non riesco a togliermi la sua testa dalla mia voce. È il contrario, ma vabbè. She keeps calling to me. Continua a chiamarmi. Sì, ma per me non è la voce la tua fissazione. È il suo... Ecco, il suo... Signor Gesù. She wants me to join her. Vuole che mi unisca a lei. Va benissimo, va benissimo. Vai, vai, segui la luce. Buttati, fiondati. A braccia aperte. She smells rotten now. Ah, puzza di marcio adesso. Oh! Che? Chi è che sta? Che? No! Ehi! Uela! Ok. Ho il controllo. Angolo dell'invincibilità. Arriva. Che schifo è. Uno. Vai giù. Due. Che schi. Oh mio. Che cazzo succede? No. Come si uccide? Ah, così, basta sparare. Ne arriva un altro. Quanti colpi ho? Sette. Charles? Charles? Dov'è il ragazzino? È uno di loro. Ma che cazzo di posto è? Pare la casa di Sole Enigmista qui. Qua c'è un televisore con... Niente, spento. Ah, eccoti, Charles. Come va? Che faccio? Ce lo butto dentro un colpo, ragazzi? Ma potrebbe scappare benissimo da quel condotto d'aerazione, quindi se non scappa vuol dire che è lui il malvagio. Qui li ho uccisi tutti. Munizioni. Pistola non è per niente male, comunque. Minchia. Boni. Manina. Quante cazzo di porte. Va bene, perché all'improvviso siamo in un negozio di tappeti persiani? Vabbè, io non mi levo. Mi devi dare 2 milioni. Qua non si può passare, quindi da qui uscirà il mostro. Buonasera. Ma ci sono le luci, ma non servono un cazzo, giusto? Beh, ottimo. Non mi piace qui. La chiave per... Non lo so. Munizioni per... Non lo so. Attenzione, ci siamo. Jumpscare in arrivo. Ah, forse la chiave per questa roba. Non si apre da questo lato. Merda. Abbiamo trovato una chiave, ma per quale porta, ragazzi? Triggererà l'evento la chiave? Al cinema. Forse per la porta di Charles? Liberiamo il ragazzo? O è la chiave per il capitano? Ah. Charles! Charles! Sei libero! You came back, I thought. Certo! There's some open vents behind me. I was too scared to go in. Ah, era spaventato per andarsene da lì. Uccidilo, ma ragazzi, non si può, è solo un peccatore, bisogna, ecco, redimere. La sua anima. I'll be there until you're ready to leave. I'll be at the gate in the courtyard when we're ready to leave. You might want to go in there too and see where to go. Mister, thank you. Mi ha ringraziato, visto?
Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Un po' di gratitudine. C'era anche un coltello. E come faccio a salire? Non sono capace, no? Non ho il modo per... Ah, enter the vent. Ok. Claustro. Tranquilli però, Strish. Charles, ma che cazzo? Sorry, you scared me. Ah, io ho spaventato te! Non guardarmi. Figa, anche peggio mentre ti allontani. No, no, è peggio quando ti avvicini. Madonna santa. Ma poi cambia conformazione e ringiovanisce, vedete? Incredibile. No, non ci farà del male. Stai lì, Charles. Mi assicuro che... che sia sicura la zona. Un piede. Un piedino. Charles. Arrivo, Vermi. Olè. Cristo. Che cazzo c'è scritto qua? It seems to be from one of those cult goons. Ok, una nota di quei pazzi. Before they complete the turned. C'è scritto I love her even as my heart roots and the voice he called to me. Amano una tizia. La mamma di Satana. Either way so they can find her. And the day after I can consume by death, it will have a place for her within my heart. Corso forever inside. Ok. Che cazzo vuol dire? Quello che avete appena visto in termini tecnici da pro gamer si chiama 360. Come avete visto, io ho focalizzato, mi sono concentrato nel punto preciso in cui sparare, ho girato la visuale, questo vi ha ovviamente confusi, ma io poi ho ripreso, è proprio una mossa da pro gamer, ragazzi, ho ripreso l'esatto punto dove sparare e gli ho ficcato un proiettile tra le sopracciglia. È una tecnica che si impara dopo anni e anni di FPS, ragazzi, dopo anni e anni di FPS. Insomma, funziona così. Ah, l'avete scritto anche in chat, perfetto. Ottimo, ragazzi. Ragazzi, era un 3... ho fatto direttamente un 720, sì. Ah, no! Anche questo era un 360, ovviamente. Scusate un attimo, devo bere. Però che vestito, Allora, credo che siamo al sicuro adesso, perché la regola degli horror è che dopo un jumpscare devono passare almeno 5 minuti prima di un altro. Io ne ho avuti due di fila, ma perché sono debole. Non vedo. Non mi piace. Non mi piace. Luoghi stretti. E l'ammado. Mi piace. Ma come ci arrivo lì? Non posso. Sera. Ok. Ok. Ah, siamo nella porta di prima, giusto? Esatto, esatto. Esatto. Ok. Ok, allora. Abbiamo liberato il piccolo Charles.
Dobbiamo liberare l'altro. La chiave funzionerà anche per il simpatico capitano? Ma qua non era dove c'era Charles. Ma che cazzo di strada mi sta facendo fare? Sei tornato indietro? Per? E gli è passato di qua? No, tira fuori il fucile, idiota. Giusto? Devo passare di qua? Aspettate. Se metti in qualità 144 aumenta la grafica. Vediamo. Possibile. Siamo già al massimo della definizione. Però ha senso che se abbasso la qualità si vede meglio. Ha senso. Non vorrei provarlo adesso, in questo momento. Fatemi fare sto livello, poi ci proviamo, ragazzi. Avrebbe senso. Voglio Dino che beve il tè per un'ora. Ci stiamo lavorando. E chi c'è? Ah. Ole! Capitano! Capitano! Ci siamo! Capitano! Di qua? È la strada giusta? Forse non si vede più il gioco. No, no, fidatevi. Però ha senso, ragazzi, se ci pensate, perché un gioco effettivamente è sviluppato per quella definizione, quindi in realtà potrebbe essere... C'erano questi prima, sì, penso di sì. Captain! Captain! Captain, si dice così. E dove... Che cazzo era? Oh. No. 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 Ho perso tempo. Ho perso il mio preziosissimo tempo. Ma quindi? Devi andare al carcere, eh? Dal carcerato nudo. Ah, sì! Quindi lo devo liberare per forza quello stronzo? L'ho chiamato stronzo, ragazzi, perché l'ho chiamato col suo nome. Tu mi devi spiegare perché dovresti farti catturare nudo. Sei uno stronzo. Magari per l'altro tipo. Mi sa di sì. Forse lui ci indicherà la via per liberare il capitano. Via. È indietro? È avanti. Incredibile. Non curante. Bonnie, calmi. Ok. Bonnie. Ciumbei è un cazzo, ciumbei a te. Amen. Ah! Dov'è? Tanto però munizioni. Olè! Dov'è il nudo? Dov'è il nudo? Dove cazzo era, ragazzi? Qui abbiamo il piccolo Charles che non c'è più. Figa, non riesco a orientarmi in sto posto. Di qua? Dino, non di lì. Ormai sono qui. Twist. Vicino al capitano. Oh, Cristo. Dove cazzo sono? Aiuto! Ok. Lo so che state per vomitare, ragazzi, in chat. Ah, sì. Jumpscare. Allora, rifacciamo la strada, eh. Qua? No, di là. Entra dall'altra parte. Ma non vedete che ci sono 15 porte per una stanza? Che cazzo vuol dire l'altra parte? Ma ditemi destra o sinistra, nord, sud, est, ovest. Siate un po' più specifici. Che cazzo vuol dire entra dall'altra parte? È nel blocco A. E andiamo al blocco A. Questo è il blocco B. Cerchiamo il blocco A, quindi andare di qua.
Ma sta porta si può aprire? Oh Cristo. Non mi hanno visto. Questo qui è il blocco A? Merda. Ok. Allora, se mi vede sta roba, da lì escono i nemici, da quello che ho capito. Facciamo che non accada, va? Ok, questo è blocco A. Ok, però dov'è il tipo? Di qua? Forse di qua? Ma io non mi ricordo un cazzo, ragazzi. Credo di qua. Pare di no. Ma porca troia. Ma io già non ho memoria. Mi stanno andando insieme gli occhi. Nodino. E non mi ricordo, ragazzi. Che cazzo ci devo fare? A fianco alla cella del capitano? A fianco alla cella del capitano. Ma l'uomo nudo non era a fianco alla cella del capitano. Vai dal capitano. E andiamo dal capitano. Qua ci siamo già passati? Non mi ricordo. Sì, penso che sia questa qua la strada giusta per andare dal capitano. Ok, andiamo dal capitano. Mi fido di voi, ragazzi, perché io non mi ricordo. Ok, qua dovrebbe esserci il capitano, giusto? Eccolo qua, trovato. Devo trovare la porta prima. Scusi, uomo nudo, non posso neanche parlarci. Ma... Embe? E ma? E non lo posso, embe? Aspetta, non è che era questo? No. Le passo una pistola, capitano, con un proiettile, faccia lei. Devi andare con la X. Devi andare alla porta con la X. E che c'è l'uomo. Dove c'è l'uomo nudo? Ah, devo tornare indietro, aspetta. No. C'è una porta con la X. Ma dove? Qua? Questi siamo già stati. Dai la pistola al bambino. Mi sembra molto, molto, molto sensato. Qua posso passare dentro le cose di ventilazione, no? Sì, cedo la responsabilità, ragazzi. Do la pistola al bambino perché mi fido di lui, ciecamente. E... Ma a me non... Bastardi! Ma va a cagare! Ma fa qualcosa, tu idiota! Spaventali con la tua... perfezione! Ah, un altro! Eri tu! Ma urlano da morti? E se per questo si muovono anche da morti? Questo rilascio di adrenalina... Secondo la regola degli horror, adesso non avremo altri jumpscare per circa mezz'ora. Ok, la strada giusta penso sia questa. Che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? È una tigre? I should free everyone first before going in there. Per che cazzo dovrei entrare là dentro? Dovrei liberare tutti prima di entrare là dentro. Ma perché dovrei entrare là dentro? Vado. Madonna. Esatto. No. Cambia arma. Veloce! L'altra cazzo di arma! La pistola nei due! Figa! Si può essere così! Mira! Spara! Uno! Ok! Che cazzo è? Dov'è? Ma solo a me sembra che dica Tsunde... Dino, in Giappone. 1945. Attenzione. Sembra di essere in un club con le luci psicodeliche. Mai stato. Vabbè, ma se ripasso sulla luce ne sbucano altri? No, ok, ci siamo levati dai coglioni nemici perlomeno. Ammunition. Beh, certo, entriamo qua dentro con scritto munizioni, come no? Blocco C.
Qua ci tenevano i pazzi, vedete, perché qua è palese che... Ma va! E che cazzo? Ancora sta stronzata delle porte, che devo schiacciare, mo! Aspetta, fammi vedere. Oh oh. Opla. Dove cazzo sto finendo? Ah no! Che? Cos'è? Ah, ma sei tu! Sera. Sento passi. Bene. Esperimenti? Che cazzo sto guardando? Def? Non so che cosa ci sia scritto. Non posso accedere al PC, ma c'è una nota. Evidentemente sono un tecnofobo. From the desk of the Father Friendstein. Ah, ma Father Friendstein è passato per di qua. We finally found the location where the ritual must take place. Avevano trovato il posto dove bisogna fare il rituale. It's an island off the coast. Ok, quindi, quindi questa è l'isola dove hanno fatto il rituale e hanno risvegliato i morti. Once you have opened the gate of hells, nothing will stand in our way. The book will lead us from there. Ok, c'è il libro che li ha guidati fin qua. Quindi padre Franz Tain li ha condotti qua. Non posso passare, non posso passare, non posso passare. Ok, quindi passiamo per di qua, vediamo che cazzo c'è. Non mi piace per niente. E che? I think the key is to the ammo room. I need someone strong enough, like a hammer, to break the glass. Ma cazzo, ma usa il calcio della pistola? Serve un martello per rompere un vetro? Ma piglia la testata! Aspetta, dov'è che era la munition room lì? Qua. Io mi ricordo una volta, ragazzi, che nel vecchio condominio dove stavo, a casa dei miei genitori, c'è un tasto dietro, c'è un tasto rosso di sicurezza per fermare l'ascensore o farla ripartire, appunto, caso mai succedesse qualcosa, dietro un vetrino che hanno dovuto cambiare, perché adesso vi racconto questa storia. Più volte io lo muovevo col dito, dicevo, ma cazzo, mi sembra fragile, si può rompere facilmente. Allora io che ho fatto? Ho detto, vediamo, ho dato un colpettino con la nocca, ho detto no, non si è rotto, però è una roba d'emergenza, si deve rompere con facilità in caso d'emergenza. Allora ho provato tirando un pugno, il classico pugnetto, ok? La pugnetta, non si è rotto. Vado dentro di gomito, funzionerà. Tra l'altro questo punto in uno spazio piccolo così, ho avuto una mira perfetta, non si è rotto. Figa, ma se qua mettiamo a caso che qualcuno rimane chiuso in ascensore mentre il palazzo sta crollando perché le fiamme lo stanno mangiando da sole dalle fondamenta, come cazzo si fa a stoppare o a far ripartire l'ascensore? Beh, la soluzione non c'è, in sostanza quella a fare, secondo me, non si poteva rompere. Quindi effettivamente ha senso che serve un martello per rompere quel vetro, ed era piccolo così. Ora non oso immaginare un pannello di plexiglass più grande. Ma è chiuso. Ma io sono stufo. È tutto fake, sì. Secondo me era disegnato il... Era disegnato sul muro, solo che io pensavo fosse un effetto ottico. Dove cazzo sono finito? Queste porte che non portano da nessuna parte. Tutto molto bello, il problema è che non so come entrare nella stanza delle munizioni. Forse devo tornare lì dove c'erano i tasti. No. Le due X dove cazzo erano di qua? Sì. Cosa devo premere? Io le premo tutte e due, ragazzi. Nel dubbio. Ha senso? Quello che ho fatto ha senso? Ma che cazzo ne so. Ah! Vediamo un po'. Ne premo solo uno. Si è aperto? Mi sembra sempre chiusa.
Devi premere uno solo. Ma quale dei due? Ok, è il cerchio. Il pallino, come dico io. Ma porca. Perdiamo tempo. A posto. Ha funzionato. A me sembra ancora chiusa. Ma controlliamo, magari si è sbloccato il passaggio. Ho bisogno di una chiave. Quindi non serve aprirla con i tasti. Minchia. Che livello di merda. Non è che sti scaffali si possono aprire? No. Solo io ho visto il martello. C'era il martello, ma dove? Ma dove l'avete visto il martello? Scusami. Hai già una chiave. Capito, non è la chiave giusta. Key with a tag that's surgery room. Ah, questa, ho capito. Ok, è la chiave per questa porta, forse. Ok, entro e ripulisco, Ho vinto. Ma è Sting, è Skeeter? È lui? Eh sì, riconosco la classica acconciatura con i capelli a spazzola americani. Skeeter, orca troia. Minchia. Tempi di reazione incredibili. Grazie a te. It looks like they were about to do some kind of mumbo jumbo on me. Mumbo jumbo on me. I swiped the key while they were bringing me in here. Ah, ha cambiato le chiavi. It looks real important. Has a strange symbol on. Say you found others too. We'll meet up with them and we'll wait for you. Attenzione, ce la stiamo facendo comunque a ritrovarci. Go give it to them. Ok, ci ha dato una chiave con uno strano simbolo sopra. Vediamo un po'. Dov'è? Qua. It's a key with the letter A engraved into it. Cioè una chiave con una lettera A, come si dice, incisa sopra. Ok. Engraved. Mi piace come come parola, engraved. Allora, cerchiamo dunque dove infilarci la lettera A. Questa cosa, questa chiave non si può raggiungere. Immagino che A di ammunition, giusto? Andiamo a ingravidare la porta ammunition e via. Sta per ammo, grazie. Non si apre. Oh! Figa! Dove devo infilare? Lì? Ma perché? Non va, ragazzi. È quella del capitano? Ah, è A di capitano, certo. Blocco A è per il capitano. Certo, ha molto senso effettivamente. Andiamo a rifarci 15 km indietro per tornare dal nostro capitano. Oh oh. Puttana vacca. Mica sono veloci, via! Piano! Ti spello. Aspetta, ho un'idea. Muori. Ok, l'altro sta aspettando giustamente il suo turno. Vecchietta alle poste. È ricoperto di vermi? Sono vermi o spaghetti? La pistola. Ci... A posto. Cazzo, c'è gente? Siamo passati? Non mi ricordo se da qua ci siamo passati. Ma ci siamo stati qui? Oh Cristo! No! La Madonna! Hasta la vista, baby. Ok, siamo usciti da qui. Ma certo, sono più confuso di prima. E dove cazzo devo andare per tornare al blocco A? Questo cos'è? Il blocco? B. Devo tornare indietro. Non si capisce un cazzo. Allora, non facciamoci sgamare, per favore, così che almeno possiamo evitare di sprecare proiettili. Veloce, entro oggi, grazie. Su. Olè, a posto. Mi ha trovato la chiave per il capitano, no? Opla. Ho come la sensazione che qualcosa ci...
Dobbiamo tornare indietro e schiacciare il tasto X. Figa, ragazzi, non ho francamente pazienza né voglia. Aspetta, dove cazzo sono uscito da qui? Ma non mi ricordo un cazzo, scusatemi, io non mi ricordo niente. Allora, fermi. Per di qua. Giusto? Esatto, no. Attenzione. Per di qua? No. Per di qua? Yes. Opla. Boom, rifacciamo la stessa identica strada perché soffro di un leggero disorientamento d'autismo, quindi cerchiamo di capire dove andare e devo passare per di qua, ragazzi, perché sennò è la fine. Ok. Blocco A. E di qua? No. Veloce. Infilati. Che cazzo fai? Ah, ho due colpi per il fucile a pompa? Siamo messi molto male. Grazie. Opla. Andiamo arma per sicurezza. Quanti colpi ho per questa? Entro oggi, grazie. Mica se 22 colpi sono a posto. Boom. Allora, di qua. Blocco A. È giusto? È sempre la stessa cazzo di scena, non capisco. Penso di sì, però. No. Dino, la chiave della munition room è quella dietro la Pelpex Glass. Immagino. Allora, l'uomo nudo è ancora qui. Non so però se posso liberarlo. Se posso liberarlo anche a lui con la stessa chiave. Credo di sì, ma per sicurezza liberiamo il manichino. Non posso, perfetto. Captain! Sei libero. Wow! Beh, se uno ci ripaga con questo sorriso, ragazzi. Sapete perché si chiama la pasta del capitano? Il dentifricio, l'avete mai provato? Comprato la pasta del capitano? È ispirato a lui, il capitano. Are you actually came true? Ce l'ho fatta, sì. Spero che ce l'avresti fatta. Ah, il cancello rosso nel giardino? Come? Facciamo esplodere? Ma com'è possibile? Lui sa qualcosa. Vabbè, capitano, a lei. Proviamo ad andare a liberare l'uomo nudo? Grazie, save la bestia, c'è l'uomo nudo. Il capitano è Obama? Qualcuno può spiegargli... la differenza. Non è vestito da presidente, non può essere Obama. Ancora! Ha detto mamma te, l'ho sentito. Questa è la famosa porta che non si può aprire. È la strada giusta? Ma dove cazzo è il nudo? Ma non ce la faccio più, mi sto perdendo! Non c'ho voglia, non c'ho... Ho perso... Ah, ecco! Addio! Minchia, l'hanno ammazzato! Olè! Allora, sono venuto a liberarti, eh? A posto! Prisoner! Oh, thank God, che cazzo di luci! I'll hide until you're ready to leave. I'll meet you at the gate when you are. Really thought my ass was grass there for a second. No. Mi ha visto passare, tra l'altro, giustamente. Ha detto, cazzo, questo mi lascerà qui. E infatti. Allora, vediamo di capire se è possibile... Oh, forse ho visto un coltello, aspetta. Oh, yes. Ottimo. Abbiamo anche il coltello. Vogliamo dare un senso a sta cazzo di storia, però. Perché siamo... È da mezz'ora che stiamo cercando di scappare da sto posto. Quindi, adesso dove dobbiamo andare? Dove ha detto che dobbiamo andare? Non mi ricordo più. Forse dobbiamo tornare a quella porta che abbiamo visto prima? No, ci serve la chiave per le munizioni. Ma questa porta qua si può aprire?
Ah, è già aperta. Oddio. No! Oddio! Aspetta! Dove devo sparare? Aspetta! No! Alle testoline! Sono le testoline! Porca di quella puttana! Fermo! Sì, alle testoline, spara alle testoline! Via! Ok, calmi. Dov'è? Dove cazzo è? È tutto ritmato. Visto? Allora, la pistola è il mezzo più veloce. Non riesco, è troppo veloce! Non lo riesco a prendere! Sta fermo! Aspetta! Cheese! Che cazzo è successo? No, non voglio girarmi! Dov'è? Che ansia, che schifo di ansia! Ok! Vattene! Ma non va giù, ma non muore! Aspetta! Cristo! Non l'ho preso, cioè, capite? Scusate. Ho il controllo. Sta perdendo pezzettini. Cristo! Non ho munizioni! Carica! Mi sta per educare. Attenzione. Ma io sto continuando a sparargli su quella diavolo di testa, ma non riesco a buttarla giù. Forse perché vanno uccise con un certo ordine. Non son capace. No, vaffanculo! La pistola. Ok. Oh Cristo. L'ho presa. Aspetta, vado in diagonale. Oddio. Ho tre coltelli. Funzionerà! Non sono capace, non sono in grado. Oddio! Te la sto giocando. Via, vattene! Mi piace la musica. Ok. Quanti cazzo di colpi ho messo in canna? C'ho 6 proiettili disponibili, ne ho messi tutti a 22. Non so come. Non muore, ragazzi. Ok, provo ad andargli addosso per colpirlo coi coltelli. Non lo so. Quante teste c'ha? Muori! Non puoi usare solo il fucile? E chi l'ha detta sta cazzata? Per terra ci sono le munizioni della pistola? Ma scusa, per te... Uibobo. O queste sono le munizioni del fucile? Ah no, sono le munizioni della pistola, ragazzi! E vaffanculo, sei mosso quando sto a sparare. Sta fermo, sennò come ti sparo? Non ho la munizioni. Scritto diretto da Michael Bay. Ma gli sparo in testa? Dite che se gli sparo in testa funziona? Giustamente all'inizio del gioco dicono sparagli in testa. Beh, ma questo c'ha più teste. Ma dove ho colpito? Dove cazzo ho colpito?
Fe. Non riesco. Non riuscirò. Ci stiamo qua mezz'ora. Spara al testone e basta? Ma che davvero? E allora, ma sti cazzo. Aiuto! Beh, se lo sparagli alla testa è fatta. Ma non può. Ma vi rendete conto che se non miro non riesco a prenderlo? Cioè, non so dove sto sparando. Ha una maschera addosso in faccia, quindi se io la faccio cadere, forse, poi posso sparare alla sua vera. Alla sua vera faccia. Ma quindi questo è Facebook? Facebook è fatto così? Merda. Sto sprecando più colpi che altro. Io non credo di star facendo la cosa giusta. Prima spara alle testine e poi al testone. È quello che stavo facendo e a quel punto mi avete detto di sparare al testone e poi alle testine. Decidetevi. Alla testa con il collo lungo. Ah. Va bene. Non ho più colpi. Siamo fottuti. Scusi, mi permetta. Grazie. Ah, ma si ferma anche lui quando cade sulla terra. Che carino. Quindi alla testa col collo lungo. Perché? Oddio. Madonna. Ho vinto. Ma si è ammosciato, si è afflosciato come... Ricorda effettivamente un... Un fiorellino. Found six shells. Vabbè. Ragazzi, vogliamo fare un sondaggio a sto punto? Che dite? Ce la farò o non ce la farò? La Madonna, che meraviglia, che arte. Buonasera. Mi piacciono le luci, soprattutto. Cristo. E c'è un portale con qualcuno che sta osservando. Chi cazzo è? Ah, è padre Fiederstein. È troppo tardi. The gates can no longer be shut. Il cancello non potrà più chiudersi. Now they are open all around the world. Ah, bene. Bene, siamo nella merda. L'unica cosa che ci resta da fare è guardare. E mentre che il mondo marcisce, svanisce. Il mio lavoro è fatto. Ora riceverò il mio reward. Sì, avete capito. Il mio premio. Ossia? Ti prego, non dirmi che sei impallato il gioco. Per favore, non dirmi che sei impallato. Ok, non si è impallato il gioco. Ma doveva andare così? Padre? Ha i baffetti come quelli che aveva mio nonno. Ma scusatemi. Vabbè, mi lancio nel portale. Mi lancio nel portale? Ah, take a book. David, I think this book is... Questa è la causa di tutto, questo fottuto libro. Maybe I can also stop this madness. Forse può anche stoppare questa pazzia. Però immagino che adesso i suoi seguaci ci venghino a fare il culo. È vero? E io non so quanti colpi c'ho. Pochi. Per favore, basta. Tu rimani morto.
Ah, spavento. Porca di quella... Calmi. Sono io il pericolo. Sono io il mostro. Ok, 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 ok. Seguo le luci? Sì, sì. No, 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 no. Bounty. Ok, ok. Sono un fottuto pro. Sono un pericolo, vai via. Perfetto. Sono un'arma di morte. Due proiettili, due proiettili. Che cazzo? Che dia... No, 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 no. Aspetta. Vai. A posto. A posto. Chi è? È un altro? Oddio, ma non riesco neanche a vedervi. No. La pistola. La pistola. La pistola. La pistola. La pistola. Ok, ce la stiamo facendo. Okay. Io non so se sia la strada giusta, ragazzi. Ma immagino che dal momento in cui c'è morte ovunque, questa sia la strada che dobbiamo prendere. Ma siamo... Ma come cazzo dovrei fare? Uno. Due. Tre. Tre. Quattro. Ma che cazzo... Dove sono? No! No! Non mi bruttate nelle orecchie, grazie, gentilissime. Dai, su, su. Vai, vai, vai. Oh, Cristo. Che cazzo? Cos'è successo? Ah, siamo al giardino, aspetta. È vero, qua dovremmo incontrare gli altri. Looks like this place is deserted. I'll say it's quieter than a mute nun's pussy on Christmas morning. Che cazzo stai dicendo? Hey now, there's a kid around. You're buck-ass naked. Attenzione, c'è un bambino. Non parlate in questo modo, lo dice l'uomo nudo. Keep that kid in mind. Also, I'm just gonna come out and say it. Oh, even sure that's a kid. Non è un bambino. Come on. We have more important things on our plate. Let's look around. We know they're coming for us. Stanno venendo per noi. Maybe we can reverse whatever has happened. Scusatemi. Ma che è successo? Non ho capito. Come mai siamo sbucati al giardino e miracolosamente ci siamo ritrovati fuori da questo tugurio? Non dovevano fare scappare, far esplodere tutto, eccetera. Diamo per scontato che sia successo? Cos'è, un film della Marvel? Cosa si fa domani? Ma che cazzo c'entra? Che cosa cazzo c'entra? Perché leggo sempre questi dannati commenti? Forse non è ancora accaduto. Ah, dite che è una cosa precedente? Devi fare la cosa della risoluzione. Proviamo. Vediamo un po'. Aspetta. Attenzione. Metto la minima. Sarà una merda. O metto la 1000... Beh, potrei mettere anche 1440x900, effettivamente. È quella che devo mettere, no? 1440x900. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Apply. Non è cambiato. Non è cambiato un cazzo. Place to try and defend. I should look around for some more firearms and pass them out to the others. Ah, quindi adesso cerchiamo di barricarci qua dentro? But I need all the help I can get. Questo gioco sta diventando lunghissimo. Era meglio prima? Non credo proprio. L'altro apply? Come l'altro apply? E l'unico apply era quello. Quale altro apply? Ma che apply? Una croce. Delle bare vuote. Andranno colmate. Ognuno di noi ha una bara da colmare. Sì,
Silke l'uomo d'acciaio, o Skeeter l'uomo d'acciaio, non so come cazzo si chiami. Quante munizioni ho? Di meno. Di meno è la risposta. 5 colpi, perfetto. Ma sì, d'altronde è la fine del mondo. L'uomo nudo rimane nudo al cinema. Questa è la regola. Qua abbiamo dei porci spennati e... cos'altro? Allora, parliamo prima con Skeeter che ci dirà... Ci servono dei cannoni della prima guerra. Thanks for saving our asses back there. E per munizioni useremo cucchiai. Look, I know this might be the end, but it'll be an honor fighting with you. Ah, sarà un onore combattere con me, grazie, grazie. If we can find some more guns, hell, I'll take one up again. I think Martha would forgive me and be proud. Martha, sua moglie, lo perdonerà e sarà anche orgogliosa di lui. Non credo proprio, stiamo per finire all'inferno. Mentre che ci dice l'uomo nudo? Looking for some more guns? Cerchi altre pistole? Altre armi? Say, what do you think this place is? Cerchi altre armi? Prova a guardare dentro la chiesa. Vi giuro che io e Andrea abbiamo fatto lo stesso identico discorso, linea di dialogo, con il nostro parroco, il nostro capo chirichetto. Looks like it used to be some kind of mission to the locals. You think this was where that cult first started? Ma come può aver iniziato qua il culto? Perché non è una chiesa, è una fattoria. No, I'm not gonna find some pants. Ah, non vuole trovarti i pantaloni, giustamente. Se vuole morire, morirà nudo. Me lo farei anch'io, eh? Avrebbe senso. Cos'è sta roba? Un catino. Ma avere diminuito la risoluzione è servito effettivamente a qualcosa o semplicemente ho mal di testa adesso? Ah no, c'è la... Ah. Ma è incredibile. Vabbè, sentite ragazzi, perdonatemi, dato che non cambio un cazzo e a me sta venendo una leggera paranoia, io direi di fare... Ah, era qua Apply, avete ragione, era l'altro Apply. Chiedo umilmente perdono, ne ho visti due adesso, visto che ce ne sono due. Quale cazzo era la definizione che dovevo mettere? Ah, senti, Apply. Mi dispiace. 1440. Beh, però si vede meglio, eh. Si vedono meglio i dettagli, effettivamente. Cioè, oddio. C'è l'HUD che si sta... No, direi che non ha funzionato. Allora, 1440. Torniamo indietro a bestia. Eccola qui. A posto. Ma non cambia niente, ragazzi. Cioè, cambia leggermente, ma... C'è sempre la HUD che si ingloba. Quindi mi sa che... Niente, teniamo la definizione massima. E l'effetto PSX è questo, eh. Perciò, a sto punto... Via, 4K manetta. Ed è fatta. Fatemi entrare. Chiedo asilo. Che cazzo avete combinato qui? Oh, capitano. Oh mio capitano. Il Cristo che si muove, guardate. Al cinema. Lui sempre col sorriso. Everyone's being so glum. We didn't get through everything we just to die in this hellhole. This captain might abandon his ship, but he sure as hell ain't going to abandon his crew. Attenzione, il capitano ha abbandonato la sua nave, ma non abbandonerà mai la sua squadra. Incredibile. Scommetto che se la darà a gambe levate al primo problema. Io voglio parlare con Charles. Charles ha la risposta. Charles è il twist di questo Dio. Di questo gioco, io lo so. È... Cambierà le carte in tavola. Armory. It's locked. I need to find another way in. Porca di quella puttana. Sono stanco. Ancora disperato in preghiera. Caro, 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 caro piccolo dolce ragazzo. Charles. I wanna fight like everyone else. Vuole combattere come tutti gli altri, ha ragione. Don't treat me like a kid. Non t'ho mai trattato come un ragazzino, anche perché non credo che tu lo sia, quindi... Give me a gun. Gli diamo una pistola? Vuole spruzzare cervelli su tutti questi muri. Lo facciamo? Io mi fido di lui, non so perché, ma Charles mi dà fiducia. Beh, ma voglio dargli la pistola. Voglio dargli la pistola. Mi fido solo di lui ormai, abbiamo condiviso cose. Che gli altri, ecco. Come facciamo ad entrare di là? Pare che ci sia una sorta di botola. Quindi, a sto punto, passiamo per di qua.
Perché c'è un'armeria in chiesa? Perché c'è un uomo nudo seduto su un bidone? Queste sono le domande da farsi, semmai, no? Perché c'è un'armeria in chiesa? È uno dei comandamenti americani, potersi difendere sempre ovunque, o sbaglio? Ma dove cazzo? Ma come cazzo? Come faccio ad arrivare all'armeria, ragazzi? Aspetta che forse c'è un ingresso qua. No. Tra le bare c'è una buca? Ah. Ma quale bare? Queste che ci sono qui, fuori? Aspetta un attimo. Meglio, ragazzi, bravi. Ditemi esattamente cosa fare, perché almeno evitiamo... Qua? No, mi sa dentro. E ditemi esattamente cosa fare, che almeno evitiamo di perdere tempo. Le bare dentro la chiesa, dentro, ok. Questo gioco... Io pensavo non avesse giocato nessuno, ma a quanto pare... Un bel po' di voi, eh? Allora, tra le bare c'è un buco. O quello o la soluzione Google vi ha aiutati. Vediamo un po'. Di qua? No? Di qua? No? No? Di qua? Qua? No? Di qua? No? Qua? Aha! Olè! Via! Eccoci! Nulla ci può accadere qui, ne sono certo. Comunque noi teniamo la luce accesa. E via! Open the door. Non penso sia una porta, ma non importa. Questa è l'armeria? Oh mio. Ossa. Sì. Ma non ce li ho. Ma dove cazzo sono? Allora, fermi. Intanto, su lui sicuramente un'arma. Oh, sì. Capitano? Ma sì, va bene. La pistola. No, no, capitano, che fa? Ah, ok, che spavento. Voleva controllare che ci fossero i proiettili dentro, quindi ha guardato dentro la canna. Al bambino? Assolutamente sì. Eh? Sei contento? No, no, aspetta, oddio! Oh no, mi dispiace tantissimo! Oh no! Non doveva andare così! Mi puoi ridare la pistola, per favore, gentilmente? Dovremmo anche recuperare il proiettile. Siamo verso l'apocalisse, ragazzi. Ci servono tutte le munizioni possibili, quindi io direi di... Eh? Magari scavare col ditino. Ma questa è arte. Guardate. E andiamo. Boss finale. Ci siamo, ragazzi. Abbiamo 10 minuti per il boss finale. Oddio. Oibò. Ce la facciamo. Ah, ho sparato. Vabbè, che cazzo ci vuole? Vabbè, ma è facile, è facile. Penso ti sia caduto il cervello. Ma questi posso farli scoppiare in qualche modo? Però avete imprigionato anche me, ragazzi, nel senso. E via così. E via dicendo. Ma questa è arte. Che? Da dove cazzo è sbucato? Ah. Che mica ha sparato? Ah, grazie. Oddio. Opla. Ci pensi lei, capitano? Oh, merda. Veloce. Ah! Ok, ok, ho il controllo. Stanno entrando dappertutto, però. Attenzione. Ok, quindi si va. Si cap. No! No! Aspetta! Mi morderà il culo! Che fa? Bene. Attenzione! Ma questa è arte. E uno è andato. Vabbè, era prevedibile, ragazzi. D'altronde non era munito d'armatura né niente. Ha combattuto come un vero vichingo, nudo.
You drop your brain. Oddio, oddio. Oh, oh, oh. No, dimmi che non ho minchia, non ho coltelli, ragazzi. Figa da qui? Ma l'uomo nudo è ancora vivo? L'uomo nudo è ancora nudo? Eh sì, che due coglioni. Cioè, vuol dire che se crepo dobbiamo rifare tutto da capo? E allora non creperò. Viene munizie per favore, 12 colpi. E la madonna. Da qui sbucavano. Esatto. Ok. Ok. Ok, finalmente ce l'ho fatta. Ok, con calma. Ci siamo. Non riesco a sparare. Voi mi coprite le spalle di là, vero? Quanto ci vuole a caricare quest'arma? Mira! Ok. Oh cazzo, oh cazzo. Non abbiamo coltelli? Non ho coltelli? Boom. Ma che cazzo, sor? Ma era così tanto prima? Era così tanto? Ma ci penso io, tu spavento. We need to fall back. We need to fall back. Sì, l'abbiamo già vista, ma la rivedo anche volentieri. Conserva le munizioni? Fai sparare agli altri? No, perché non mi fido degli altri, questa è la mia natura. Finora è andata abbastanza bene. Chi fa da sé, fa per tre. Devo sparare i piccolini. Entro oggi. Carica. Che schifo. Grazie. Ok. Perfetto. Perfetto. Oh cazzo. Bullseye. Che bullseye? Non l'hai colpito. Non bullseye hai un cazzo. Giacca e cravatta. Quanti cazzo? No, fe. That buckshot taste good. Sparate! Dove sono? Dove cazzo sono? Hold tight, Martha. I'm coming for you. La madonna, sono tantissimi. Ok, via, via, via dal campo aperto, ragazzi, perché non ho controllo qui. Ho paura che mi sbuchino alle spalle. Ci passo le munizie, per favore. Oh, merda. Spavento! Fall back to the church! Full back to the church? No! Seeker! Ma ce l'hanno quei capezzoli? Che fa? Che fa? Ha indicato molto forte l'orizzonte e ha perso il braccio. Well, sailor, it's been a hell of a ride. No one else I'd rather die beside. Now, let's blast some brains. Ma col capitano? C'è il capitano l'ultimo rimasto. Charles poteva darci una mano. Oh merda. Allora, basta che non mi fate ricominciare da capo, ragazzi, e siamo contenti. Ma perché io sono l'unico stronzo che deve stare... Carica. Dio santo, sono tantissimi. Uno. Due. Tre. Grazie. Tre. Posto? Abbiamo vinto! Ah! Via! Via! Alle spalle! 4! Mi sto contando! Dov'è? Chi è? L'ho preso? Non lo so, non lo so! Oddio, sono tantissimi! Oddio, sono tantissimi! Da dietro? Lo sapevo io! Oh! Ok, calmi! Calmi, no, per pessima zona. Aspetta però, qua non possono sbucare da nessun'altra parte. Uno. Due. No, l'avevo preso. Mira. Le munizioni. Prendi le munizioni. Aiuto. Che pessima idea. Carica. Per l'amor del cielo, carica. Sono fottuto. Come get me, you smelly ass maggot fuckers. Che succede? No.
Capitano! Capitano! E quindi? Ah, così! Alla faccia, deve avere i piedi di piombo, non si è sollevato. Che cazzo è successo? Da solo? This is it. There's nowhere else to run. Ma sono da solo? Questa musica è perfetta. Ci siamo. Questa musica da presentazione di PowerPoint. Che cazzo. Arrivo, ma questo è grosso. Vaffanculo. Che cazzo succede? Aiuto, aiuto! Cambia l'arma, per favore. Ma che succede? Ma che cazzo è? Ma chi è? Ma chi è? È Morgan Freeman! Ma è potentissimo! Ma chi cazzo è? Sorry to crash the party. Stan! Ma com'è possibile? È ancora vivo allora! Oh, I did say I'd catch up with you. Now follow me if you don't want to be dead. Come cazzo è successo? È sopravvissuto agli squali, perché è uno squalo. Ma questa cosa è incredibile, ragazzi, è il twist. Nathan Wilson as Charles. Charles Liams, tra l'altro. Playtester, Christopher, sempre Charles, bambino. Ma non è. Non, aspetta, te fermi, perché deve essere. O c'è un altro livello o. Non ha molto senso tutto ciò. Sì, vedi, c'è un altro livello. Ehi, butta! No! No! Che cazzo? Uh-oh. What? I think you need to read that book and see if there's anything about getting back home. Home? Cause we sure as hell ain't in Kansas anymore. No, non è il Kansas. Ah, che meraviglia. Attenzione. Che cazzo sto guardando? Ma quindi... Ci deve essere un continuo. Voglio il continuo di questo gioco, per favore. È stato bellissimo. Voglio il continuo di questo gioco. The Final Stand. Extra. Non riesco a leggere neanche i titoli. Non riesco a leggere. Evil in the... Dottor... Ah, questo è il dottore! Forse è come il dottor... Il dottore ha fatto tutto. Chick Freak, perfetto. The Booty Creek, la crepa del culo. Chick Freak, ottimo. Ma se andiamo qua cosa ci fa vedere? Ah, ci fa giocare a tre livelli. No, fermi. Allora, prossima volta lo facciamo. Ma che figata, ragazzi. Allora, chiudiamo qua questo primo capitolo. Poi vediamo se questi sono altri livelli che ci spiegano un pochino la storia. Quindi possiamo, volendo, avere anche la storia del dottore. Ma è fighissimo. Ma che figata. Quindi attraverso l'ausilio di quel libro lì siamo riusciti ad aprire i cancelli dell'inferno, in sostanza. I morti si sono risvegliati. Però lì parlavano di una sorta di tizia che è entrata nei cuori di questi morti e che li ha seguiti, di queste persone, e che li ha seguiti dopo la morte. Quindi c'è qualcuno effettivamente, una sorta di divinità che li tiene in vita in qualche modo. Figo. Questo gioco è allucinante. Riassunto della lore, quello che ho appena detto in questo preciso istante, questo esattissimo momento, incredibile. Buonanotte a chi sta andando. La cosa importante?
Dino, devi fare qualcosa di importante. Ah, sì, no, allora, fermi. Minchia, disa... ragazzi, scusate, ci vuole un attimo che il mio cervello si colleghi. Allora, intanto mettiamo un pochino di mosseca e parliamo di questa cosa importante, ragazzuoli. Allora, c'è un po' di... Monday Jazz, sì, dai, Monday Jazz. Non va internet, non funziona un cazzo. Abbassiamo il volume, voilà. Sperando che non cacchi il ca... Ok, ci siamo, penso vada bene. Allora... È molto semplice, io vorrei, ma anche Andrea sicuramente, se non sbaglio ne hanno già parlato e ha detto di sì, vorremmo fare una raccolta fondi, ragazzuoli, per un canile, tutto qui. Vedere un attimino quale, qua in Lombardia ce ne sono un sacco, cercare di fare una bella raccolta fondi e donare quei soldini interamente al canile. E niente, vogliamo capire un attimo come fare, sarebbe figo. Ma quello che stavo pensando di fare anch'io addirittura è che so che ci sono quelle associazioni che... ti fanno... Allora, intanto ci sarebbe Tridom, che noi abbiamo già provato a fare la nostra foresta, volendo, però non ce la fanno fare perché è un casino, costa veramente un botto, e soprattutto all'epoca quando ci informammo fu difficile perché ci serviva, dovevamo fare una sorta di collaborazione con Tridom, è un macello, però sarebbe carino fare la propria foresta per abbassare il CO2, solite robe, sapete come cazzo funziona, è inutile che stiamo qui a fare chissà che, ma a sto punto o il canile oppure dare i soldi, sempre in beneficenza ovviamente, a una di quelle associazioni che tutela qualche specie in via di estinzione. E noi stiamo pensando a lupi. I lupi sarebbe figo da proteggere. Perché a nord, soprattutto a nord, li stanno sterminando. Nel senso, li stanno proprio ammazzando, perché ce ne sono troppi. Quindi io ne voglio di più. E vediamo un po'. Come tipo io, Daxin? Ma come? Quindi cerchiamo un attimino di capire. Lupi bolzanesi? Basta. Adesso cerchiamo di organizzare la cosa e quando poi la buttiamo in atto vi facciamo sapere qui sui social, ovviamente, Instagram. Iscrivetevi a Instagram, mannaggia il cazzo, iscrivetevi a Instagram, voi di TikTok andate su Instagram, voi di Instagram andate su TikTok, vi invito a farlo sempre, seguiteci ovunque, così anche quando ci prepariamo per questa cosa la facciamo, ve lo facciamo sapere. Va bene? Abbiamo anche gli orsi, ottimo. Ma giochi ancora? No, non gioco più. Da stasera non giocherò mai più, non toccherò più un pad né una tastiera in vita mia. No ragazzi, abbiamo concluso, alle 21.30 finiamo di giocare, anzi alle 21.30 finisce la live, alle 23 chiudiamo. Solo col mouse, senza mani, con i piedi. Io voglio... Allora, hanno videogiocato senza mani, hanno videogiocato ballando, hanno videogiocato con l'ausilio della testa, del pensiero, perché non sto scherzando, informatevi su internet. Io voglio videogiocare con l'ausilio di elettrodi attaccati al petto e utilizzare il petto, il pettorale, i muscoli pettorali per poter videogiocare. Sono solo due comandi, destra e sinistra, però vediamo un po' che cosa riesco a fare. Io voto per i lupi, a te che piacerebbe? In realtà, ragazzi, non mi cambia molto, semplicemente si fa, vediamo un attimino. Il canile sarebbe figo. Il canile sarebbe figo, così come sarebbe figo in generale, anche appunto, i lupacchiotti, quel cazzo che c'è, quello che ciccia fuori. Quindi non ci frega. Uno dei due, dopo scegliamo bene che cosa fare, vediamo un attimo. Ma che possano, cioè, io ho detto canile, ma se avete in mente il gattile... Se avete in mente qualche altro tipo di animale, va benissimo. Se fate a metà coi lupi e coi cani, e come cazzo faccio? Ah, dice splittare la cifra? Ah beh, sì. Gabriele, grazie mille, bestiaccia. Le api? Le api? Ma è dai tempi di B-Movie che le api sono in via di estinzione, giusto? Il macaco, non c'è bisogno, siamo già abbastanza. Non splittare non ha senso, neanche secondo me, cioè o scegliamo una o scegliamo l'altra, ragazzi. Direi di salvare le formiche, utile. Per le api che ne pensi? E ragazzi, nel senso, in realtà non saprei dirvi, nel senso, cioè direi... Cioè, sapete che adoro gli insetti, mi piacciono in tutti i modi, in tutte le loro forme. Ma se dovessi scegliere... Cioè, con le api ci facciamo il miele.
mentre con i lupi... Beh sì. No, i panda no. Tanto i panda si estinguono, ragazzi, non c'è niente da fare. Basta. Sono già estinti praticamente, è inutile andare avanti, ragazzi, è una battaglia persa. Non puoi mangiarmi un cibo in tutta la cazzo di foresta e lamentarti che ti stai pure estinguendo. E che cazzo? E poi puzza di merda. Il panda puzza di merda, va bene? Grazie Valentina, grazie mille. Ma no, povero. Povero Po. Ma io ho un amico panda. Ma che cazzo state dicendo? Ma che state dicendo? Che vivi in Cina? Sì. Le volpi, bellissime, bellissime. Ma ragazzi, mo qua tutti gli animali sarebbero da salvare, da proteggere. Ma io vi sto dando le due opzioni per quello che possiamo fare qua. Adesso non so... Cioè, la giraffa, che cazzo, non lo so, io questo... Le volpi, sì, per carità, i cinghiali, come si chiama? Lì la passera, l'uccello, come si chiama? Il capibara e il pandorino. Il pipistrello. Dai, tutti quei poveri animali che per colpa del Covid ora hanno una cattiva nomea. Il dodo. Oh, finalmente! I maiali. Non lo so, ragazzi. L'arca di Noè. Ma non c'era su Canale 5 l'arca di Noè? Dopo TG. I pipistrelli sono bellissimi. Io ne colsi uno da un albero una volta. C'è il cane che si è alzato. Ricordati del trailer di Tretis, adesso lo vediamo. Centopiedi invece, io voglio farmi un terrario con diversi tipi di animali. Il problema è che la donna è incompatibile con gli insetti, la vale è incompatibile proprio in generale con qualsiasi tipo di creatura che abbia più di 4 zampe. Per fortuna che non ha ancora scoperto che io ho la coda, però purtroppo funziona così. Mi piacerebbe però, mi piacerebbe. L'orso bipolare, una specie rara, ce ne sono di due tipi, mi dicono. Le iguane? Perché no? Ma tu hai degli animali? Sì, abbiamo qua un drago. Un pastore tedesco. A breve arriverà un'altra roba, l'ho appena detto. Spoiler. I maranza? Attenzione. Non c'è bisogno. Quelli si estinguono. A me una volta un pipistrello l'ho trovato dentro il cappuccio dell'accappatoio. Adesso mi spieghi com'è possibile che tu abbia un accappatoio. I ratti. Avevamo i ratti. Un piccione in casa, che belli! C'era il mio maestro di incastonatura, aveva 4-5 piccioni nel suo laboratorio. Cagavano a spruzzo ovunque, ma erano bellissimi. Uno di questi forse era una colomba o una tortorella, non mi ricordo, con questo color colomba, o meglio tortorella, color tortora. Era lì che... Era una meraviglia, ogni tanto scagazzava sui pezzi d'argento e d'oro che stavamo incidendo. Era micidiale. Il corvo purtroppo non si può avere, ragazzi, in casa. Se non in non so quale regioni italiane, che sicuramente adesso voi mi direte, qui da noi li possiamo tenere, io sono del regione italiana e qua si possono tenere bene, mi fa molto piacere. C'ho due falchi, 15 corvi, mi fa molto piacere. Però qua teoricamente non si potrebbero, queste specie non si possono tenere. Mi sento vicino alla causa dei cinghiali, dice il cinghiale sexy, giustamente. Qua si possono tenere, perfetto, eccolo il rincoglionito. Sto parlando di Andrea, tranquilli, non vi offendete. I merli? Ah, i merli, se vuoi i merli indiani, quelli che ti salutano o ti insultano. Perché non ti compro una tarantola? Volevo, non sto scherzando, volevo. Però, ripeto, non posso.
Avevo anche il... avevo le formiche. Sono morte tutte. Sono morte tutte, una peggio dell'altra. Gli ho dato un nome alle 15 formiche che avevo, perché avevo, l'avevo comprato alla regina con 2-3 formichelle, che poi pian piano si sono moltiplicate. Erano arrivate a 15 di numero nel giro di... cazzo, so, una settimana, due settimane. Ci vuole tanto per farsi un formicaio bello grosso. Sono morte tutte. Così a caso, senza un cazzo di motivo. Nonostante gli dessi l'acqua, il miele, la goccettina di miele. Sono morte tutte, esplose. Una dopo l'altra, non so come cazzo sia possibile. E quindi, insomma. Però, vabbè, boh, bando alle ciance. Questo è quello che intendevo dire. Questa era la notizia importante, progetto che stiamo cercando di capire come attuare, al di là di tutte le altre novità che arriveranno, le nuove magliette, eccetera. Poi facciamo una roba figa. Però, l'intento è quello di cercare di trovare un ente benefico e appunto, donare qualche soldino per queste piccole cause qui. Ecco, in sostanza. Grazie Laura, grazie Scupitone Gamer. Grazie mille, bestia, saluto Valhalla. Che speriamo possa farvi piacere. E buona. Poi dopo vediamo di fare appunto la raccolta fondi. E facciamo, che ne so, un massimo. Poi se volete sbizzarrirvi, dateci dentro. Tutti i soldi ovviamente andranno lì. Lì non si sa dove, prima decidiamo insieme, vi facciamo sapere tutto quanto sui social, magari facciamo anche un bel video su YouTube dove vi spieghiamo tutto e come si potrebbe fare. E buona, basta, va bene? Mi piace, vi gusta? Ma la maglia del canale quando? Ci sono già delle magliette del canale, ma non sono propriamente belle. Voglio rifarle tutte quante da capo e vogliamo aggiungerne un sacco di nuove con tutti i meme, tra cui pa al cinema fatta per bene, e ci sono un sacco di magliette, tutte le avete presente le copertine che facciamo? Io faccio le copertine delle serie che portiamo su YouTube. Ecco, di ognuna forse ci faremo una maglietta, così quella che vi piace di più, quella che vi appassiona di più, poi sarà la maglietta che potete indossare dove volete, non so, magari a Natale, al cenone, oppure al funerale di qualcuno, in chiesa la domenica, dove cazzo vi va. Ma una petizione per il formicone? Che cazzo è un formicone? Colore maglietta? Beh, l'unico colore possibile per le magliette è il grigio triste. Voglio la maglietta col capitano. Eccoci qua.